Allora, l'ingegner Deborah Angeletti dell'unità di progetto telemedicina di Agenas, che ringraziamo per essere qui con noi e siamo molto curiosi di ascoltarla e di sapere quali sono le novità e come vi state preparando. Vi porto ovviamente i saluti del direttore Domenico Mantuan e a me fa molto piacere sostituirlo in questa sede perché negli ultimi 9 mesi ho fatto parte del gruppo di lavoro coordinato dal Ministero che si è occupato appunto degli emendamenti del regolamento sull'ecosistema dei dati sanitari, quindi è un tema che ho seguito e nel contempo sono anche diventata responsabile tecnico della piattaforma nazionale di telemedicina, quindi sento la responsabilità dell'attuazione di questi interventi in maniera importante. Allora, in realtà come ci stiamo preparando anche per essere ottemperanti poi al tema di questa grande infrastruttura europea dei dati sanitari? Allora, gli interventi sono tutti propedeutici ovviamente a scavalcare quella che era un'architettura più orientata alla gestione dei documenti e chiaramente andare verso la direzione di un'infrastruttura basata sulla qualità, la tempestività e la completezza dei dati sanitari. Quindi tutta la progettazione, le grandi progettazioni nazionali che sono quella del fascicolo sanitario, quella delle piattaforme di telemedicina e quella dell'intelligenza artificiale sono tre progettazioni che rappresentano tre piattaforme correlate tra loro, strettamente correlate tra loro in termini funzionali e in termini tecnologici. Quindi questo è molto importante da sottolineare. Non stiamo lavorando su piattaforme a silos, ma stiamo lavorando già dalla nascita di queste piattaforme per garantire l'interoperabilità dei dati. Quindi il fascicolo, come tutti sappiamo, ha un'accezione completamente diversa da quella che aveva prima, quindi oltre che essere un grande contenitore di patrimonio informativo documentale, diventa la porta di accesso ai servizi digitali. E le piattaforme di telemedicina, giusto poi per chiarire un po' anche la complessità di questo intervento, quando parliamo di piattaforma nazionale di telemedicina, parliamo del complesso degli interventi che partono dalle infrastrutture regionali e quindi da tutta quell'infrastruttura che è stata appaltata da Regione Lombardia come regione capofila, atta a garantire i servizi, software necessari per erogare quelle prestazioni, ma parliamo anche dell'infrastruttura nazionale di telemedicina, che è il punto di governo non solo della standardizzazione dei dati, quindi degli aspetti semantici e architetturali, tecnologici, di quella che definiamo interoperabilità, ma anche della definizione di quelli che sono i processi, i modelli di presa in carico e di erogazione delle prestazioni attraverso la modalità della telemedicina, perché vorrei diciamo che non si dimenticasse il fatto che la telemedicina è una modalità alternativa di erogazione di una prestazione sanitaria che comunque resta valida come prestazione sanitaria e non è che prima non venisse erogata o dispensata ai pazienti. Quindi l'intelligenza artificiale è un elemento strutturale che per sua stessa definizione è quello che definiremmo un servizio, quindi una piattaforma di servizi data-driven, cioè generato, che si genera dall'utilizzo delle grandi quantità di dati, ma che allo stesso tempo è autogenerativo, quindi comunque genera altre informazioni che arricchiscono il sistema e hanno la finalità anche di efficientare e rendere più personalizzati e più efficaci i processi di presa in carico e i modelli di cura. Se vogliamo andare a sì, qui diciamo c'è riassunto un po' quello che vi ho detto rapidamente, cioè l'intervento sulla telemedicina è un intervento complesso che parte dai territori, per
aziende sanitarie e le regioni avranno una parte fondamentale nell'attuazione di questo intervento, perché i servizi, la componente software a supporto dell'erogazione delle prestazioni parte dai territori e vede nella piattaforma nazionale di telemedicina, nell'infrastruttura nazionale di telemedicina, quelle funzioni di governo del workflow clinico, modifiche degli standard e della validazione anche delle soluzioni di telemedicina e sistemi medicali immessi sul mercato per garantire omogeneità dal punto di vista proprio sia delle funzioni che delle caratteristiche tecniche che della produzione di dati coerenti con una serie di codifiche, quindi correlabili e quindi utilizzabili a supporto dell'analisi di tutto il processo. Nella slide successiva abbiamo cercato di rappresentare tutto questo, cioè a che cosa ci devono servire questi dati? Ci devono servire innanzitutto ad accompagnare, cioè queste piattaforme, questi dati ci devono servire per accompagnare tutto il processo di presa in carico, definito anche dal DM77, quindi accompagnare le attività che nascono all'interno delle nuove strutture, delle centrali operative, delle case di comunità. Questo per far sì che la raccolta di questi dati accompagni in tempo reale lo svolgersi del processo e quindi questi dati siano tempestivi e coerenti, oltre che corretti e completi, e ci aiutino a fare due cose: a generare altri servizi abilitati dall'utilizzo dei dati, quindi un'intelligenza artificiale che supporta le funzioni territoriali e cerca di migliorare il processo di presa in carico o comunque di aiutare il personale sanitario e medico ad essere più efficace ed efficiente in questo, ma anche ad arrivare ad una forma multidimensionale di governo e valutazione del processo. Cioè noi dobbiamo passare da un'analisi monodimensionale a un'analisi complessa multidimensionale dei processi sanitari, che passa dall'utilizzo di diversi modelli. Il PNE, l'HTA, che è fondante di tutta la sostenibilità economica e organizzativa delle nuove tecnologie. Mi chiedevo, mettendoci un po' nei panni del cittadino paziente, come cambierà la vita del signor Mario? Ma allora, nella nostra visione, spero comune, collettiva, di addetti ai lavori, ovviamente le piattaforme tecnologiche sono sempre un supporto alla definizione di modelli di presa in carico migliori, in cui tutte quelle persone che si trovano oggi in contatto con i punti di contatto, quindi sul territorio, in relazione con i medici di medicina generale, che adesso si chiamano medici di assistenza, che sbaglio sempre, che è un nome lunghissimo che non mi ricordo mai, esatto. E ovviamente il cittadino, auspichiamo che da una parte si senta semplificare i modelli di presa in carico e renderli più accessibili e forse anche per gli addetti ai lavori, che si sentano supportati da strumenti che aiutano e supportano nelle decisioni, nell'analisi di popolazione, nell'appropriatezza del percorso e della prestazione e del pacchetto di prestazioni o di attività assistenziali su cui cercano di indirizzare il percorso del paziente, del cittadino. E dall'altra parte ovviamente tutti auspichiamo che il fascicolo diventi qualcosa attraverso cui il cittadino può essere interattivo nei confronti del suo percorso di salute. Quindi anche le piattaforme regionali di telemedicina, nella definizione tecnica dei servizi che sono stati messi a gara, prevedono comunque un livello di interoperabilità, di coinvolgimento del cittadino, di partecipazione al suo percorso, perché poi erogare una prestazione in telemedicina
Io sono un tecnico, quindi la vedo dal punto di vista tecnico, ma credo che anche chi si occupa di processi e percorsi sanitari sia abbastanza evidente che spostare l'erogazione di una prestazione sulla telemedicina vuol dire per forza coinvolgere maggiormente anche il paziente, l'assistito in un percorso, perché è necessario un atto, come dire, volontario della persona per partecipare. La persona potrà caricare dei documenti? Sì, su questo devo dire che mi dispiace, noi ci percepiamo sempre molto indietro, però quello che invece volevo dire è che sui tavoli del regolamento dell'ecosistema europeo dei dati sanitari in realtà noi ci siamo trovati molto in linea con le progettazioni nazionali. Per esempio il nostro fascicolo sanitario dal punto di vista tecnologico, cioè le nostre progettazioni tutte dal punto di vista tecnologico e delle funzionalità, tra cui anche il tema dei patient generated data, è assolutamente allineato con quello che prevederà tecnicamente il regolamento. Banalmente, perché nel corso di questi anni tanti colleghi, il Ministero in primis, sono sempre stati sui tavoli dell'interoperabilità trasfrontaliera dei dati sanitari, quindi quando parliamo di distribuzione e interoperabilità trasfrontaliera della prescrizione, delle lettere di dimissione, dei referti di laboratorio, cioè l'Italia su quei tavoli c'è, quindi le nostre progettazioni sono coerenti con quel percorso. Sì, è che negli altri paesi le piattaforme ci sono già e noi non le abbiamo ancora. Come ci attrezziamo? Vedendo il bicchiere mezzo pieno, se avessimo scoperto che dovevamo rifarle era peggio, diciamo, ecco. Quindi siamo avviati su un percorso positivo, ecco. Allora, noi abbiamo un'Agenzia Nazionale della Cyber Security con cui tutti stiamo ampiamente collaborando e noi in primis stiamo stringendo con loro un accordo che sicuramente passa dal monitoraggio di queste grandi piattaforme, ma anche già il Dipartimento della Transizione Digitale ha un accordo con ACN da questo punto di vista. E lo stiamo estendendo ad un tema molto delicato che è quello dei sistemi medicali, perché come tutti gli addetti della cyber security sanno, gli elementi di criticità più grossi oggi stanno sulla supply chain, quindi il dispositivo medicale nella logica del processo della telemedicina e del telemonitoraggio rappresenta l'ultimo anello della catena e diciamo ad oggi, per come i produttori di dispositivi medici stanno sul mercato, forse un po' fragile. Su questo stiamo lavorando insieme a Confindustria Dispositivi Medici, insieme ad associazioni di dirigenti informatici dei sistemi sanitari aziendali e ad AIC, quindi all'ingegneria clinica, per un documento che indirizzi anche da questo punto di vista sia il mercato dei dispositivi, sia il percorso di validazione che è previsto dalla piattaforma nazionale e quindi si baserà, diciamo, sui principi di questo documento, ma anche in una logica di collaborazione con ACN, poi un percorso di modello di maturità crescente anche per questo tipo di mercato. C'erano alcune altre... Sì, vabbè, questa è la sintesi di quello che stavamo dicendo, no? Cioè, quindi tutte queste piattaforme convergono verso un più grande ambiente che è quello dell'ecosistema dei dati sanitari nazionale, che è in corso ormai di finalizzazione, di progettazione e quindi di avviamento, che è un po' anche dal punto di vista tecnologico, non solo dal punto di vista funzionale, il collante di tutte queste piattaforme. Quindi l'idea di produrre ed estrarre e raccogliere dati validati, tempestivi e di qualità è alla base di quello che è l'ecosistema dei dati sanitari nazionale, che integrerà tutte queste piattaforme che contribuiranno ad alimentare questo ecosistema. Cosa intendiamo con servizi minimi di telemedicina? Indietro, esattamente quelli indicati dal DM del 30 settembre 2022, quindi televisita, telemonitoraggio, teleconsulto e teleassistenza, sì. Come declinati anche nella insomma.
Quindi diciamo sulle caratteristiche intrinseche dei dati abbiamo già detto, devono essere dati tempestivi, quindi dobbiamo superare il tema del conferimento in massa dei dati e passare a tutte queste piattaforme ragionano in una logica di conferimento a eventi, quindi un evento che è di conferimento del dato che è contestuale all'azione clinica o amministrativa. Sono dati validati perché l'ecosistema dei dati sanitari prevede elementi tecnologici di validazione del dato e soprattutto sono dati che devono essere raccolti e elaborati garantendo quel livello di granularità necessario per le finalità per cui lo si raccoglie e anche però rispetto ai modelli di valutazione e di misurazione che vogliamo applicare. Quindi nel rispetto ovviamente della privacy e dei diritti dei cittadini, però bisogna trovare un equilibrio tra la granularità e il livello di dettaglio del dato che raccogliamo, perché deve consentirci di perseguire quelle che sono finalità a noi date appunto anche dall'ultimo decreto legge. E su questo il tema dell'ecosistema dei dati sanitari e del trilogo ancora aperto è proprio su questo, cioè il tema della ricerca, ma non solo, perché in realtà uno degli elementi del trilogo per cui non si sta chiudendo è che al di là del diritto di opposizione, sul quale anche noi abbiamo appoggiato un diritto di opposizione, diciamo, come dire, lo definirei secco da parte del cittadino, ma prevedendo delle eccezioni che riguardano le prime quattro, nello specifico, finalità previste dal regolamento, che sono la governance, la ricerca e le finalità di programmazione, sostanzialmente, sintetizzando. Certo, e poi anche a seconda del dato, no? Il dato genomico piuttosto che altro tipo di dato. Andiamo avanti? Su questa direi che andiamo possiamo avanti. Passare. Questo è quello che abbiamo detto, cioè il dato all'interno dell'ecosistema dei dati sanitari è già pensato per essere raccolto e per essere gestito in relazione alle finalità da perseguire. Quindi nessuno di noi ha intenzione di prevaricare quello che è il diritto dei cittadini ad avere una tutela della propria privacy, però insomma, su questo bisogna ragionare in termini anche di finalità più alte, insomma, che sono quelle indicate a fianco. Quindi, a parte la cura, la prevenzione, la profilassi, però c'è la ricerca, la programmazione e il miglioramento dei servizi. Quindi, l'infrastruttura dell'ecosistema dei dati sanitari nasce già dalla sua progettazione per gestire diversi livelli di aggregazione del dato e di mascheramento e pseudonimizzazione del dato già correlati alle finalità per cui quel dato è raccolto. Quindi un altro elemento molto importante sarà quello di mantenere sempre la correlazione tra il dato raccolto e la finalità per cui questo viene raccolto, diciamo. Le altre slide sono su cose che lei ha già anticipato, quindi il decreto legge del 2 marzo che ci autorizza, diciamo, insieme al Ministero della Salute, alle finalità di studio, ricerca scientifica e programmazione sanitaria, alla raccolta dei dati in forma pseudonimizzata. È un decreto importante. È un decreto importante, molto, purtroppo non ancora sufficiente del tutto a far ripartire l'investimento sull'intelligenza artificiale, perché... Ancora non è partito? Come mai? Diciamo che ci sono ancora alcuni passaggi... legati più che altro ad un chiarire, secondo me manca veramente poco, nel senso che questo decreto del 2 marzo è molto impattante per noi, è molto significativo ed è stata anche una base giuridica importante. Adesso, se ci sono degli avvocati in sala, diranno che sto usando dei termini assolutamente errati, però comunque va bene, per fare un passaggio importante che è quello del decreto della telemedicina, che è in fase di revisione col garante e che deve istituire ai sensi del regolamento privacy le piattaforme di telemedicina, per cui PNT sarà la sigla complessiva all'interno della quale, come vi ho detto, ci sono le soluzioni regionali e l'infrastruttura nazionale. E per quello che riguarda l'intelligenza artificiale bisogna fare un altro passo, perché vanno probabilmente concordate e definite semplicemente
un po' non un po' meglio, però dichiarate le finalità. Cioè, okay, il quindi, funzionamento dell'algoritmo, qual è la questione? Perché non mi è chiarissimo. La finalità per cui andiamo ad utilizzare dei sistemi di intelligenza artificiale su dati sanitari dei cittadini, che nel nostro caso, per chi ha avuto modo di leggere anche la progettualità messa a gara, riguardano evidentemente un supporto decisionale nella definizione di quelli che sono i migliori percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziali, farmacologici, sulla base anche della letteratura e pazienti virtuali che la piattaforma è in grado di schematizzare e generare, quindi hanno lo scopo di, questo scopo è quello di supportare dal punto di vista amministrativo, perché ormai, voglio dire, questi algoritmi sono in grado per le attività più routinarie e semplici di sostituire alcune attività umane riportando il fuoco su quello che è il vero valore dell'interazione tra paziente e medico, insomma, quindi restituendo anche tempo a questo tipo di relazione. Immagino sempre sotto la supervisione umana, quindi affiancando il medico. Sì, no? Ovvio, sì. Questo, cioè, per me questo è scontato, ecco. Non ho manie di onnipotenza da questo punto di vista personalmente, quindi vogliamo sostituire medici. Nelle best practice dell'intelligenza artificiale internazionali il controllo umano sul funzionamento del sistema e la possibilità dell'essere umano di bloccare quel tipo di sistema nel momento in cui si rende conto che c'è un output deviato o affetto da bias è uno dei requisiti minimi di sicurezza del sistema, quindi non sarebbe comunque bypassabile. Andiamo avanti? Questo l'abbiamo già detto, passi avanti sulla ricerca e questo era tutto. D'accordo, grazie. Grazie, non so se ci sono domande da parte del pubblico, altrimenti ringraziamo l'ingegnere che ci ha evidenziato quali sono le novità. È un decreto molto importante che mi sembra sia passato un po' sotto traccia, forse sempre per il solito motivo che i dati noi l'abbiamo letto bene. Immagino, no? Però nel dibattito pubblico, perché qui c'è sempre la solita questione che l'intelligenza artificiale affascina perché si chiama intelligente, e invece i dati pensiamo sempre che siano delle cose di cui si occupano gli statistici. Prego. Preferenza verso sistemi regionalizzati piuttosto che verso un unico contenitore di dati a livello nazionale. Mi pare che successivamente doveva in qualche modo essere sviluppato un decreto che entrasse, comunque definisse meglio effettivamente l'infrastruttura di questo ecosistema dei dati sanitari, ma non mi sembra che al momento ci sia o sia stato condiviso, o comunque non è di dominio pubblico, quindi non so in questo momento effettivamente questo intervento a che punto sta. Però visto che la rimodulazione del PNRR collegate alle risorse per il potenziamento del fascicolo sanitario elettronico è ancora presente effettivamente l'intervento di costruzione del DS, quindi volevo chiedere maggiori. Auspichiamo tutti che non solo fosse ancora presente, ma di riuscire a realizzarlo, perché sennò è un disastro. Quindi, no, allora, ho imparato che i decreti non sono mai pubblici finché non sono pubblici, quindi non ne avete evidenza dei lavori per questo motivo. Quindi, la progettazione dell'ecosistema è ormai arrivata a termine. Quindi la progettazione tecnica poi viene inserita normalmente all'interno di un decreto tecnico e successivamente, a seguito delle interlocuzioni col garante, fa tutto l'iter e resa pubblica. Comunque siamo, adesso vorrei anticipare, ma in dirittura d'arrivo, ecco. Posso dire, ma c'è sempre una preferenza per una struttura federata o sarà un contenitore, se può condividere questa informazione, sarà un contenitore unico nazionale? No, al momento opterei per l'opzione federata. Ok, grazie. A vari livelli.
Questo è anche un po' dettato dalle finalità, cioè nel senso dalla stratificazione che il percorso del dato deve avere in termini anche di mascheramento e trattamento rispetto alla finalità e a chi persegue la finalità, perché sono soggetti diversi che insistono su un ecosistema trasversale. Francesco Girardi, io sono un medico e a proposito di dati mi riferisco all'esperienza che ho fatto come valutatore dell'appropriatezza clinica. Allora, i dati sanitari ce ne abbiamo tantissimi che provengono da apparecchiature e da macchine, ma ce ne abbiamo tantissimi che vengono introdotti dai medici che tantissime cartelle le scrivono con una grafia orribile e non verificata. Quindi vorrei dire, che cosa facciamo per rimediare a tutta questa parte di informazione che è vastissima e di enorme importanza? Perché se continueremo a scrivere a mano tutta questa parte di informazione sarà persa, quindi non vedo su... ossia, ci abbiamo un bel bug da... Allora, non abbiamo previsto corsi di ortografia, però abbiamo previsto corsi per superare il digital divide, nel senso che la formazione sul campo che i colleghi delle aziende sanitarie fanno, come dire, costantemente, al di là del ruolo di Agenas, perché io da lì provengo e so la fatica, quindi sul campo, è un percorso di formazione costante che... Non credo si fermerà mai, nel senso che all'interno delle aziende abbiamo professionisti diversi, di età diverse, di estrazione diverse, quindi... In sala abbiamo un po' di medici, poi li interrogheremo sul perché il medico debba scrivere male, perché questa è da sempre successo così. Grazie, e a presto con le ulteriori novità.